Radio Sound, il nostro appuntamento con l'Aperi Libro, questa sera con l'Aperi Autrice, nel senso che abbiamo con noi anche l'autrice in questo caso di un libro particolare che si chiama Passione Finanza e l'autrice è Antonella Lambri, di Piacenza, perché lei è nata a Piacenza, giusto Antonella? Sì, buongiorno a tutti, certo, sono nata a Piacenza e sono orgogliosa di queste mie origini piacentine. Sì. Però adesso dove opera? Dove la sua passione finanza dove l'ha portata? A Parma? Dove si trova? A Fidenza, esatto, l'ufficio in cui opero è a Fidenza, sì, provincia di Parma. Uh-huh. In realtà poi a Piacenza torno spesso perché ho tantissimi clienti, così come li ho sparsi un po' in tutta la nostra bellissima la nostra bellissima nazione, perché è bello anche muoversi e a seconda delle regioni incontrare comunque clienti che hanno esigenze diverse, hanno un diverso approccio col mondo della finanza. Allora, veniamo proprio adesso al tema della cosa. Lei ha scritto un libro particolare che è Passione Finanza e per una persona che sia laureata in lettere e filosofia, insomma, parlare invece di questa cosa così pragmatica come la finanza, a parte che c'è un precedente importante, c'è un qualcuno che dirige un'azienda tipo, che una volta si chiamava Fiat, adesso ha un altro nome più internazionale, sì, che viene anche questo dal mondo delle lettere e della filosofia, quindi si vede che la finanza e le lettere vanno d'accordo. Com'è la cosa? Ma direi assolutamente di sì, perché poi la base classica serve in ogni settore. E lo studio che mi ha portato ad approfondire queste tematiche come la nostra storia, le nostre origini, ma anche solo il tema della psicologia è, sì, veramente importantissimo nel nostro lavoro. Mm-hmm. E oltre che competenze tecniche richiede anche tanta dedizione al cliente. Allora questo studio sicuramente ci apre la mente, ci aiuta ad essere, a fare bene questo lavoro. Tante competenze umanistiche che diventano un po' umanità, ma veniamo adesso proprio al libro. Allora, Passione Finanza, Antonella Lambri, di cosa parla? Innanzitutto voglio raccontare un po' questo libro perché è un libro particolare, è un libro che fa parte di una serie di libri che raccontano la storia di personaggi, di persone che hanno fatto della loro vita un po' anche qualcosa che merita di essere raccontato, e viene raccontato attraverso l'ausilio di scrittori, cioè voi raccontate un po' la vostra storia e poi c'è uno scrittore che vi aiuta a renderla più romanzata, più libresca, funziona più o meno così la cosa? Esatto, esatto, è proprio così, e questo autore è stato veramente bravo in questa funzione, ci ha aiutato tanto. È una bella... Quando io l'ho letto, esatto, ho proprio detto, ma questa sono io, è stata la cosa, la soddisfazione più grande, bello, il fatto di riconoscersi pienamente nel libro, di come è uscito. Ecco, sì. Quindi voi come raccontate, insomma, i fatti salienti della vostra vita, questo diventa un po' un romanzo, diventa un racconto che appassiona poi il lettore. Allora, veniamo un po' a questa passione, adesso abbiamo girato intorno, innanzitutto parliamo della passione finanza, cioè come nasce, cioè, cosa fa, chi è Antonella Lambri, riusciamo a dirlo in poco tempo con questa sua passione, relativamente al fattore della finanza, ecco, alla passione per questa tematica, per i soldi poi in fondo. Antonella Lambri è una persona che a un momento della sua vita ha capito che c'era questo richiamo forte per la finanza, che poi voleva dire occuparsi delle persone. La massima soddisfazione che io ho in ogni incontro è quando veramente mi sento utile. Ma così come ognuno cerca di fare col proprio lavoro. Beh, nello specifico, cioè lei si occupa poi di polizze, di cosa? Cioè in finanza, oggi vuol dire tutto, veramente il mondo che muove, sì, il mondo, quello della finanza. Esatto, quindi, Io mi definisco un consulente globale, un consulente patrimoniale vuol dire vedere, conoscere una famiglia, uh-huh, e cercare di prendere in considerazione tutti gli aspetti della vita di questa famiglia, dai figli, sì, quindi al futuro, al domani, insomma, mettere insieme, esatto, accompagnare, riuscire a far fruttare quello che si ha, che oggi è difficile, sì, poi comunque, perché oggi siamo in un periodo in cui è vero la finanza domina, ma la finanza è anche il primo punto, diciamo forse debole, perché molto altalenante del sistema. Comunque, Antonella Lambri con noi nel nostro appuntamento con l'Aperi Libro, Roberto Forti in diretta, stiamo parlando di un libro che parla di finanza, perché è proprio questa la
la passione di Antonella Lambri, che ha fatto diventare proprio anche la sua vita, la sua ragione proprio di vita. Passione finanza, allora Antonella, siamo arrivati proprio a parlare del libro, della sua storia. Abbiamo un po' raccontato, abbiamo detto dove opera, tra Fidenza e Parma, questa passione per la finanza. Ecco, facciamo un racconto del racconto. Da dove parte il libro? Da dove, che storia comincia a raccontare? Il libro parte proprio dagli esordi, quindi subito dopo la laurea, la mia scelta di occuparmi di finanza, che è stata poi una scelta, un destino pilotato in questa esperienza che dovevo fare con una mia amica a Londra, e poi tutto a un tratto questa persona non ha potuto accompagnarmi in questo viaggio che doveva essere uno stage di approfondimento di alcune tematiche, e purtroppo non è potuta venire, e ho capito il motivo soltanto dopo per il quale non era potuta partire, e la sua famiglia aveva avuto un grave problema finanziario proprio a seguito di un cattivo investimento. Sì. Come si dice, uno sliding door, no? Cioè una di quelle porte che uno apre, e in questo caso ha aperto veramente un mondo, no? Cioè, quando si trova davanti a delle scelte, esatto, che poi diventano una scelta di vita, che quindi rifarebbe assolutamente, giusto? Beh, il bello è quando si trovano persone che dicono sì, sono così, ho fatto questo e mi piace essere stata così e aver fatto questo. Assolutamente, lo rifarei, sì, certo. Ed è anche una professione che consiglio tanto ai giovani, soprattutto quando i giovani non sanno quale studio prendere, pensano magari solo a fare gli insegnanti o altri lavori che sono forse più normali, ma questo è veramente un lavoro che dà tantissima soddisfazione se ci si dedica tanto. Bisogna farlo anche in un modo probabilmente importante e creativo, come riesce a farlo lei. E poi come è nata invece questa idea di dire facciamo diventare la mia storia e la mia vita un libro? Invece era una cosa che aveva già in mente, o così un caso anche qua, un'altra sliding door che si apre? No, in realtà mi è stato proposto, però è stato subito accolto con tanto entusiasmo, perché poi alla fine nel libro si intersecano un po' queste due strade, no? Quindi gli avvenimenti storici, gli avvenimenti della nostra contemporaneità e con anche il mio percorso di vita personale, quindi alla fine la mia attività professionale, ma poi sempre il mio ruolo di donna e di madre. E alla fine un percorso ha alimentato l'altro. Dalla famiglia ho tratto le energie per far sempre meglio il mio lavoro, così come il lavoro mi ha permesso di essere una donna più serena e più concentrata sulla famiglia. Questo è una cosa che stavo notando mentre parlava, notavo dal suo modo di parlare della famiglia, cioè c'è questa tranquillità anche che è riuscita a mettere insieme tra il lavoro appassionante ma che prende comunque anche molto tempo, però è riuscita anche a costruire quello che ogni donna poi in genere vuole, a volte anche noi uomini, però noi magari lo dimostriamo in un altro modo, però questo fattore di mettere insieme, di tenere insieme una famiglia. Per le donne poi è più difficile, perché a volte devono fare veramente tutto. Quindi è una però passione. Da sempre siamo versati in questo, occuparci degli altri, quindi lo facciamo con molto piacere. Benissimo, allora se volete leggere una storia, io dico che le storie e i racconti delle vite degli altri, che poi specie quando raccontano qualcosa di positivo, qualcosa che è successo e che ha avuto successo, ci può aiutare, o comunque ci aiuta anche a capire cosa possiamo volere noi. Passione finanza di Antonella Lambri, dove si trova? È in libro che si può ordinare anche in libreria o soltanto nella versione ebook? Ecco, andiamo nelle cose pratiche adesso, perché io chiedo sempre nella aiuto. Versione ebook, per il momento siamo più nella versione ebook, però se volete scrivetemi anche a me, Antonella Lambri, mi trovate sui social, mi trovate in internet e sono a disposizione anche per, insomma, bello. Esatto. Quindi un ebook, io poi tratto molto, sono molto sui libri digitali, secondo me siamo lì. Poi c'è un amore per la carta, ok, c'è chi non riesce a staccarsi, io ero uno di quelli, ma poi sono passato completamente al digitale per un fattore di comodità, di tante cose. Si porta dietro una biblioteca intera, no? Con una buona lettura digitale. Va bene, quindi informatevi, ecco,
c'è anche il social, quindi ci sarà una pagina Facebook, Antonella Lambri, sì, giusto? Certo, oh, certo, beh, sì, sì, sì. Dove si trovano tutte le informazioni. Noi posteremo lì anche questa intervista su Passione Finanza. La ringrazio, intanto andrò a leggermi anch'io, perché l'ho appena iniziato, non ho avuto ancora il tempo di leggerlo tutto, però vede che un po' di informazioni le ho trovate sulla sua passione, e quindi vediamo se poi ci sarà. Grazie, attendo un suo riscontro. Esatto, un'altra storia da raccontare più avanti. Grazie Antonella Lambri, buona serata, buona continuazione. Grazie, buona giornata a tutti.